Buonasera a tutti, Quindi, buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera. Questo canale contiene mie personali opinioni. Se non siete in grado di farvi una risata. Si sente che c'è. Quindi è una cosa buona. Però devastante. Funziona per rotondare. Quindi è una cosa buona. Devastante. Stupefatto. Mettete like al video se vi è piaciuto, commentate sotto nei commenti, seguitemi anche su Instagram, sul canale Telegram, Il Denaro dello Svapo. Vi consiglio di non guardare il video. Stasera è una serata importante e lo testimonia il fatto che io sto facendo questa cosa qua, la Lucos, anzi di qua, con sopra l'Hornet. Di buon Ed è la cosa delle grandi occasioni, perché insomma, stasera abbiamo detto che. Stasera proveremo Virginia e Kentucky della nuova linea, la tabaccheria, e gli estratti, la nuova degli estratti, riserva, gran riserva. Onestamente, li abbiamo preparati tipo 3 secondi fa. A parte che sono estratti, poi sono della tabaccheria, sono agite svapa. Io sono già agitato, quindi posso solo Io svapare. devo essere sincero, il Virginia l'ho preparato una settimana fa Ma tu sei e una devo merda, dire te l'ho già detto. che aspettando una settimana non cambia un cazzo, cioè è sempre quello uguale, non muove una virgola. Io vi invito, vabbè, è carina la grafica, credo l'abbia fatta Umberto probabilmente. Sì? Però vi invito a porre Credo di sì. attenzione su quello che c'è scritto dietro. Fatevi una cultura. Secondo me ne vale la pena. Diluire 5-15% in base neutra per sigaretta elettronica. Il prodotto non necessita di maturazione post diluizione. Comunque sia, Mirko, te hai già buttato sul Virginia? Vabbè, per forza. Per Allora aspetta che. forza. Dopo cambierò il cotone e metterò il Kentucky, però sto Certo, lo provando butto il su anch'io. Prima sensazione, appena lo svapi, si sente, di la verità, si sente che non è il Virginia estratto solito. Si sente No, sembra un subito. Iper Virginia. Sembra un Virginia all'ennesima potenza. Poi, dopo un po' che lo svapi, che ti si fa la Rimane bocca, dolce. sì, però ti dà quel dolce, a me almeno a me mi dà il dolce del Virginia, ma dietro, cioè soprattutto quando l'ho svapato in questo qua, nello speed up, mi dà il gusto torbato dietro della Madonna. Tant'è che io ho chiesto a Orlando se dentro ci avesse messo del whisky e mi ha giurato di no, e quindi non c'è. Però si sente un botto la torbatura e io non me l'aspettavo in un Virginia. Veramente buono. Cioè, anche perché se calcolate che io svapo veramente poco, mi sono fatto fuori 30 ml in una settimana. Non è poco per me 30 ml di Virginia in una settimana. E in Virginia ne svapavo 30 ml all'anno. Ti lascia un po' di Che legnoso. è? Sì, di brutto. Ah, ma è quello che intendevo quando dicevo quel torbato. Ti lascia i retrogusti che ti lascia quando ti bevi quei whisky buoni. E non te lo aspetti. Dopo un po' che lo svapi, e più lo svapi, più inizi a percepire tutte quante quelle cose dietro. È veramente buono. Però Cioè, io non non lo è sento banale. solo in coda, lo sento presente praticamente sempre. Però le prime svapate che hai dato non lo sentivi. Ti viene fuori dopo svapandolo. Cupone deve ancora andare, poi è molto buono. A me è piaciuto tantissimo. Qualcuno ha parlato di barricatura, io non ne ho idea, non lo so. Io ci sento un accento legnoso veramente, veramente potente. Sì. Ma un legno aromatico, non un legno del cazzo, non un faggio. Sì. Come legno antico, quando apri i cassetti dei mobili antichi pregiati, quella cosa lì, che viene fuori L'odore quell'odore lì. Sì, ma guarda che è buono un botto. di casa della nonna. Forse quella parte lì, legandosi al dolce naturale del Virginia, ti dà quell'effetto. Di torbatura alcolica. Forse è quello, legandosi con quel dolce ti dà quella sensazione lì. Ma è veramente buono. Cioè, in realtà un po' ti lascia perplesso perché, cioè, non perplesso, nel senso che è il Virginia che ti aspetti. Però c'è qualcosa di più che però non è alieno, come se lo completasse naturalmente, cioè. Sì. Sì. Cioè, ci sta bene, è intonato. Non è una cosa che stona nel mezzo, buttata lì a caso. Sembra Buono, buono. nato, come diciamo spesso per i prodotti, soprattutto la tabaccheria, quando c'è qualcosa in più, sembra nato così. Sembra un'estrazione di un Virginia pregiato che non avevi mai sentito prima, estratto già così.
che ci sta bene. Anzi, tra l'altro, se lo senti, le note d'ingresso, tu dici sto svappando un orientale. Sì, sì, è vero. Ma è un istante, ma per forza, nell'orientale c'è il Virginia, cioè è normale sì, che abbiano sì, sì, delle note in comune, questo è evidente. Poi però, dopo in realtà, prende l'erbaceo, prende questo legnoso molto, molto, molto gradevole, e secondo me si spegne un po' quel ricordo di fieno, mieloso, zuccherino. Zuccherino è ancora, però un po' meno. Ti toglie la parte fienosa del Virginia. No, rimane comunque un tabacco per chi inizia, perché è complesso il giusto, però, anzi, è abbastanza lineare. Devi capire una cosa, quanto l'hai fatto? Io l'ho fatto al 5%. Ho messo 20 gocce su 10 ml, quindi non lo so quanto l'ho fatto. Sì, avrei fatto un ml... Ah, quasi al 10. Quasi al 10. Ah, ok. No, io l'ho tenuto ancora più scarico, perché all'inizio l'avevo fatto un po' più carico al 10 e poi l'ho tagliato. Ne avevo fatti 10 ml e poi l'ho tagliato per fare 60 ml... Al 5. È buono, veramente buono. Troppo. Sì. Comunque rimane un tabacco per chi vuol cominciare ad avvicinarsi a questo mondo, perché riesce, cioè non è come un Perik che hai 40.000 sfumature, cioè no, ne hai 4 o 5 che però sono abbastanza nette e buono. Tra l'altro, secondo me è un grande pregio il fatto che la tabaccheria, poi in realtà lo stanno facendo anche altri, però la tabaccheria propone, soprattutto ripropone i blend, cioè non dei blend ma dei singoli, perché certo, un po' ti insegna, no? Cioè ti fa conoscere le note, e poi per farti sentire i blend almeno tu hai il background che ti permette di andare a ricercare le cose. Secondo me è anche didattico il modo molto di proporre le cose della tabaccheria, anche perché ci sono tantissime persone come me che sono puriste, cioè più che svapare in blend, amano svapare le cose singole. E quando si fanno i blend hanno sempre qualcosa che prevale e il resto lo usano come condimento. Quindi è fondamentale avere gli aromi separati, è proprio fondamentale. Io ti dico, quando ho fatto il Kentucky adesso, che è qua, è nuovo, non ho ancora drippato, ci sono rimasto male dall'odore che faceva, perché ha un profumo, cioè proprio mi ricorda quando aprivi la scatola dei sigari, la stessa cosa. E te sai, Mirko, quanto ci sono stato male ad aspettare te per provare il Kentucky? Io lo amo. No, vabbè. L'hai già drippato? Sì, l'ha drippato. Per me è devastante. Io dall'odore, da quello che ci sentivo, ho capito proprio che era una roba superiore a tutto. Se non l'hai mai assaggiato, non te lo aspetti. Io? No, non l'ho mai assaggiato. C'è qualcosa che non troverai, In che senso? È un Kentucky qui, cioè, anzi, in realtà c'è una cosa che ne ha sostituito un'altra, però è molto buono. Si pensa a un Kentucky, no? Come te lo immagini, un Kentucky stallatico. Ok, tra tutte nella gamma aromatica del Kentucky, qui c'è un qualcosa in meno, ma un qualcosa in più che l'ha sostituito. Però, come puoi notare, non è così stallatico, No, per niente. L'ho tolta di brutto quella parte lì. Però Dio boccia un legno che è devastante. Ma è devastante. Ecco, la batteria carica è un'altra cosa. È devastante! Cioè, questo qui sembra quando, non è una cazzata, quando te spegni il camino e ci passi di fianco che è un po' tiepido, quell'odore lì. Cioè, entri nella stanza dove c'è il camino, cioè, te hai quel sapore lì. Ma è allucinante. Cioè, ho detto che c'è una cosa che ha sostituito un'altra, secondo me. Sembra che te prendi le foglioni di Kentucky,
le comprimi in un mega dadone di diavolinone, quello normale, lo metti sul fuoco finché non diventa tutto nero e poi dopo fai così. Quello. Ma è devastante. Kentucky, a parte che è una famiglia, come sai, di tabacchi veramente grande e non sono tutti uguali Sì. dal posto dove lo compri, dall'origine, ne abbiamo anche parlato, no? Cioè, lo coltiviamo in Questo Italia, ma qui sembra il Kentucky dello stortignacolo. sì, cioè, viene coltivato anche in America, a Green Certo. River, cioè, ce n'è veramente di tante e ogni zona ha una sua peculiarità aromatica. Adesso io non ti saprei dire questo di dov'è, onestamente. Non sono No, così professionista. quello è impossibile da capire. Però potrei azzardare, ma non azzardo. No, azzardo, azzardo. A me sembra italiano, Benevento. Tra l'altro c'è stata un'evoluzione nel Kentucky della tabaccheria e da un anno a questa parte è più affumicato, ha molto di più le note di affumicato e a me piace Beh, molto. dipende da dove comprano, cioè il problema è Certo, che no, è legato dipende anche da lotto a appunto al lotto. prodotto della terra, non è che due foglie nate in periodi diversi, con condizioni atmosferiche diverse, di clima diverso, hanno lo stesso risultato. Hanno un Certo. risultato che li classifica in quella famiglia, però poi ci sono delle microvariazioni. Anche dal raccolto di un anno a quell'altro e come gli fai i trattamenti a fuoco, Ma c'è ti la ricordi che ne famiglia. parlavamo, sembrava quasi che ci avesse della tachia, no? Sì, sembrava che ci avesse una goccia di latte dentro, perché ti dà Invece quella. assolutamente non è così. Solo che ma io lo preferisco così, perché non ha la parte incensosa, soltanto la parte fumosa. Ma è molto buono, veramente. Poi c'ha un legno, ha un legno, Mirko, che è devastante. Eh sì, vorrei provare anche Però il quello. legno, ecco, secondo me, per rispondere a un ragazzo in una chat, in questo caso il sentore proprio di legno ha sostituito. Ho coperto gran parte dello stallatico. Sì, però per me ne vale la pena di prenderlo, di provarlo. Cioè, non dico che lo preferisco, Allora, per a me non. per esempio piace molto, però sai, come sai, io non sono un cultore No, come te te non del sei. Kentucky. Certo, io non dico che lo Quando preferisco quello lì all'altro, entra. però gli do 10 a tutti e due. Cioè, sono due modi diversi di svapare il Kentucky e ci sta. Cioè, io mi svaperei metà questo e metà l'altro, perché mi piacciono tutti e due da matti. A me Non piace più rinuncerei mai allo questo stallatico, ma adesso che ho provato questo, non rinuncerei mai al legno. Cioè, capito? È incredibile. A te, Rev, questo qui ti piace di brutto. Perché sì, a Bene, te soprattutto che era proprio quello fumavi, che volevo prendere. te da fumatore di pipa, cioè, ti sembra quasi. Presente quando annusi il legno della pipa che dici cazzo buono? C'è quella cosa lì. Fai una cosa, fai il Tosco Virginia. Cioè una goccia drippata sul cotone bagnato di Kentucky. Per me lo copre di brutto. Non lo so, infatti ti chiedo. Perché il Tosco Virginia è una delle miscele più usate dai pipatori italiani. Gli sta sopra e si aggiunge una parte più dolce. Si aggiunge soltanto una parte dolce, purtroppo lo copre, anche se il Ho Virginia comunque capito. estratto è molto forte, però lo copre. Per me vai a rovinare il Kentucky e vai a rovinare il Virginia. Questi qui, ecco, per me questi qui Ci sono da sta. assaporare in singola. Se tu vai a fare dei mix con questi qua, vai a coprire tante sfumature, che vai a perdere delle parti uno dell'altro. Ma Fede, anche perché vai a raddoppiare una parte che probabilmente hanno comune, che è quella legnosa, quindi Sì. ti va a Vai, coprire delle vai, cose. sì. Io non lo farei. Ho Io capito. aspetto l'Oriental con grande. Ce l'ho. Quando decideremo di farlo, lo faremo. Sì, questi Ma. qui sono proprio da degustazione così. Sono da degustazione in singola. E ne vale Lo veramente 10 la al pena. Kentucky, 10 al Kentucky proprio senza neanche Cioè, passare via. non era neanche da E dire. un 8,5 a 9 al Virginia. Addirittura. Sì, ma guarda che è Sì. buono, eh. È veramente No, buono. È il pensavo di Virginia no. normale, cioè per un amante del Virginia è da 10 anche un estratto normale, o quei 10 questi qua. Però da uno che ha una cultura un po' di tabacchi, che gli piace tutto, sai che cos'è il Virginia e non puoi dare un voto così alto al Virginia, perché vaffanculo è in Virginia, no? Però quella Cioè, il parte problema è questo. legnosa, se sarebbe un tabacco da 6 e mezzo.
Allora, i voti, c'è un Virginia della Madonna e un Virginia. Rebbe. Il migliore del mondo da... è da voto 6 e mezzo. Questo qui arriva a 8, 8 e mezzo, perché c'è quella parte legnosa che ti alza tutto. Ma sì. Vaffanculo, è buono. Ma anche perché, Rev, onestamente, il Virginia a cosa serve? A incendiare il resto. Certo, quello sì. Cioè, non si poteva usare la carta perché aveva Virginia fastidio. Era anche per incendiare gli altri tabacchi, che sono e troppo leoni. E dargli quelli minimo di zuccherino. Ma minimo. Sì. Che sono ovviamente un latte è troppo oleoso per prendere, per fare un buon braciere, quindi ci metti del Virginia. Ciao ragazzi, grazie per averci seguito.